Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è un video dedicato ai saldi, precisamente ai saldi di L'Erbolario. Sono stato in negozio, ho approfittato di questi sconti e ho preso dei prodotti che mi hanno suscitato interesse, insomma che avevo voglia di provare. Nel giro di shopping ho preso anche due cose che non erano in sconto, poi quando vi faccio vedere tutti i prodotti ve le faccio vedere per ultimo queste due cose. Prima di iniziare di farvi vedere cosa c'è nel mio stecchino, faccio la mia solita premessa. Vi chiedo scusa se sentite un rumore in sottofondo disturbante che può disturbarvi, è perché ho il camino acceso, c'è la ventola in funzione, quindi vi chiedo di portare pazienza se potete sentire qualcosa in lontananza in sottofondo. Fatta questa premessa, che ormai è una consuetudine nei miei ultimi video, vi faccio vedere tutti i prodotti che ho acquistato. Non tantissime cose. Io sono stato nel negozio Bottega Natura che si trova presso il centro commerciale Il Campo dei Fiori a Gavirate, in provincia di Varese. È un negozio dove vado spesso, mi trovo bene, le commesse sono simpatiche, preparate, ed aiuto quando c'è qualche necessità e qualche bisogno e qualche curiosità, sono sempre pronte e proprio è un piacere parlare con loro. E quindi ho approfittato di questi sconti, ho preso delle cosine. Le linee che sono attualmente in sconto sono osmanthus, legni fruttati, bouquet d'oro, vaniglia, ambra liquida, la canapa, alcuni prodotti per i capelli, alcuni prodotti per il viso. Comunque, basta che guardate sul sito internet di L'Erbolario, lì trovate proprio tutto spiegato più nel dettaglio. Gli sconti vanno dal 30 al 50%, almeno quelli che ho visto io. Ho preso tre prodotti in sconto e due non in sconto. Vi faccio vedere la prima cosa che ho acquistato, è questo bagnoschiuma alla vaniglia. Questo è un formato da 250 ml, l'ho pagato 6,95 euro. Tra l'altro li ho comprate ieri queste cose, oggi registro il video, da domani posso incominciare a utilizzare qualcosa. Sicuramente metterò in uso i due, perché ho preso questo e un altro bagnoschiuma, li metterò in uso entrambi, così un giorno uso uno, un giorno uso l'altro. Adesso ne sto terminando uno che mi avevano regalato l'anno scorso a Natale, l'ho tenuto via, insomma l'ho tirato fuori di recente, un mesetto fa, di Avon alla pesca e vaniglia, buonissimo, e quindi adesso ne ho tanto così, terminato quello, parto con questi. Allora, ho preso il bagnoschiuma di vaniglia perché ero entrato deciso che volevo il profumo da 15 ml, la versione travel size, ma la commessa mi ha detto che di vaniglia non lo fanno, fanno solo vaniglia e zenzero in quel formato. E quindi mi fa: guarda, c'è solo il profumo, quello da 50 ml, che veniva circa 16 euro scontato. E ho detto: guarda, non lo prendo perché mi piace. Era buono, gradevolissimo come profumo, però io gli ho detto: guarda, non sono un grandissimo amante della vaniglia, ho già dei profumi alla vaniglia, uno con cui mi trovo benissimo è l'acqua per il corpo di Bath & Body Works, quello alla vaniglia che si chiama Warm Vanilla Sugar. Vi avevo fatto poi un video proprio dedicato a queste fragranze. Su di me quella non è un'acqua per il corpo, è proprio un profumo veramente piacevole, duratura, intensa. Mi piace metterla anche in layering con profumi tipo il patchouli di Reminiscence oppure il sandalo, quel profumo in olio che vi avevo fatto vedere poco tempo fa, e al sandalo appunto, e mi piace proprio mixare quel profumo alla vaniglia con queste fragranze, cioè proprio top. E quindi ho detto: guarda, sono a posto, ne ho anche altri di profumi alla vaniglia, magari qualche giorno vi faccio un video su quelle fragranze che ho. Quindi ho detto: opto per il bagnoschiuma. L'ho preso perché mi sono soffermato a leggere la didascalia che c'è scritta qua, che dice: grazie a questo bagnoschiuma anche la pelle più delicata potrà uscire dall'acqua detersa, morbida e fragrante, dolcemente profumata. Mentre l'estratto e l'acqua distillata di vaniglia rivelano doti rinfrescanti e tonificanti, gli aminoacidi da tapioca e canna da zucchero proteggono dalla disidratazione cutanea. Quindi ho detto: voglio provarlo. Io non ho la pelle particolarmente delicata e sensibile, ho una pellaccia, mi lavo con qualsiasi cosa, non ho mai avuto problemi, però ho detto:
proviamolo. Io come bagnoschiuma ho utilizzato tantissimo quelli del marchio Bottega Verde, ho provato quasi tutte le linee e mi sono sempre veramente trovato bene, lasciano veramente tanto la pelle morbida, setosa, veramente piacevoli da usare e anche leggermente profumati, soprattutto nel momento in cui ti stai lavando. Quando esci poi che ti asciughi, rimane sulla pelle un leggero profumo che ti accompagna per qualche minuto. Poi dopo, quando magari esci e rientri in bagno, si sente proprio nel bagno tutto il profumo della fragranza che hai utilizzato. Mentre di questo marchio, l'Erbolario, ho provato in passato il bagnoschiuma al ginepro che me l'avevano regalato quando era uscita quella linea, mi ero trovato bene. Avevo provato il bagnoschiuma Corteccia, che anche quello era buonissimo e mi ero trovato molto bene. E poi un altro gusto che non mi ricordo che me l'avevano regalato, fate conto, era tipo il 2008-2009, che anche con quello mi ricordo che non avevo avuto grandi problemi, però non mi ricordo il nome. Forse era Felci, ma non voglio dire una stupidata, perché mi sembra che mi avevano regalato Felci la crema da barba, il bagnoschiuma e il dopobarba, qualcosa del genere di quella linea lì. E niente, questo è il quarto che prendo di questo marchio, quindi non vedo l'ora. Voglio sentire l'odore perché non ho sentito l'odore, ho sentito solo il profumo in negozio. Ed è molto in linea con il profumo che ho sentito, piacevole. E all'interno c'è anche questo che è una crema viso a tripla azione della linea acido ialuronico. Piacevole che mettono dentro anche questi campioncini nelle loro confezioni. Quindi non vedo l'ora da domani questo, da domani magari, da settimana prossima, adesso devo terminare quello di Avon, poi utilizzerò sicuramente questo. E l'altro che ho preso è il bagno gel di Ambra Liquida. Ne stavo parlando qualche giorno fa con Alessandro, ciao Alessandro qua su YouTube nei vari commenti, e mi diceva che è un ottimo prodotto. Questo qua ho letto che ha proprietà, scusate, tonificanti, astringenti, protettive, quindi anche questo top. E voglio sentire anche di questo l'odore per vedere se è in linea con il profumo. Io il profumo Ambra Liquida lo adoro, su di me ha un'ottima durata, è veramente piacevolissimo. E quindi anche questo è buono come il profumo. Non l'ho acquistato il profumo perché comunque ne ho ancora e mi hanno detto la commessa che questi prodotti sono in saldo adesso, ma non escono di produzione, non escono insomma dalle vendite, sono sempre prodotti in gamma, quindi li potrò ritrovare, quindi quando terminerò il profumo lo ricomprerò. Comunque molto piacevole anche il bagno gel. Lo proverò. E c'è dentro qua un gommage per il viso con Bois, non so come si pronuncia, Bois de Panama e olio di crusca di riso. Questo qua. E questo è il secondo prodotto in saldo e anche questo l'ho pagato 6,95 euro. Questi due erano scontati del 30%. Il terzo prodotto che ho preso scontato è questo prodotto della linea Legni Fruttati, che è la fragranza per legni profumati, quella con le bacchette. E l'ho presa questa perché io adoro questo profumo. Questo profumo qua me l'avevano la profumazione, proprio il vero e proprio profumo, me l'avevano regalato tantissimi anni fa. Sarà 7-8 anni, non mi ricordo esattamente. Io coi periodi, ragazzi, ho una memoria pessima. Fate conto, un 7-8 anni fa l'avevo adorato quel profumo, l'avevo terminato e me lo ero ricomprato. Terminato, poi sono stato per un po' di anni senza e poco prima di Natale, forse un mese prima di Natale del 2022, ero andato in negozio perché volevo assolutamente comprare il profumo Bacche, Fiori e Legni, che invece avevo preso poi Legni Fruttati perché mi era piaciuto tantissimo. Mi piace perché ha quella nota di pera dolce zuccherina non stucchevole, ha quell'odore complessivamente che sa di pulito, dolce e balsamico, perché poi ha nel fondo questa nota di liquirizia molto legnosa, balsamica, che va a bilanciare un po' quella dolcezza dell'apertura, buonissimo come profumo. E voglio sentire anche questo. Anche questo è molto fedele al profumo e piace, io adoro questo profumo, mi piace tantissimo.
molto molto molto, quindi non vedo l'ora anche questo di provarlo. Questo è un formato da 125 ml, l'ho pagato, mi sembra, 11,95 euro, questo scontato, e anche lui era scontato del 30%, e poi mi ha dato in omaggio, in dotazione, le bacchette da commessa. E io con i prodotti in saldo ho finito. Non ho preso niente della linea Osmanthus perché avevo prima di Natale comprato il profumo. Chi lo sa, dava sapere che avrebbero fatto i saldi di quella linea, quindi l'avevo acquistato, non ho preso niente. Della linea Bouquet d'Oro l'ho sentita, c'era la fragranza, piacevole, un po' forse sulla stessa lunghezza d'onda del profumo di Christian Dior Hypnotique, piacevole, però ho detto non era una cosa di cui avevo bisogno, non era un profumo di cui sentivo la necessità di averlo, quindi ho detto non lo prendo, e mi sembra che quella era scontata del 50%, quella linea lì. Poi basta, perché poi gli altri prodotti ho guardato così un po' di sfuggita. Questa volta c'era un po' di gente nel negozio, quindi ho potuto agire indisturbato dove c'era questo stand con queste linee, proprio quelle più conosciute, anche quasi più amate, oserei dire. Invece lo stand, quello proprio prodotti per la skin care e prodotti per i capelli, c'era un po' più di affollamento, quindi non mi sono soffermato tanto a guardare quei prodotti. Gli ho detto pazienza, poi tanto comunque sembra che ci sono ancora per un bel po' di tempo, quindi posso ritornarci tranquillamente in negozio. Magari se c'è meno gente mi soffermo a guardare se c'è qualche chicca anche nel reparto capelli e per il viso. Comunque, profumi, mi sono già spoilerato tutto, ho preso due profumi, ma penso che l'avevate capito che avevo preso due profumi. Allora, ho preso due profumi. Allora, uno è questo qua, che è Foglie di tè. Io questo qua l'ho terminato, non ne ho più. Vi avevo fatto un video poi qualche tempo fa sui miei profumi al tè e l'avevo inserito perché è un profumo piacevolissimo questo, mi piace. E niente, mi era venuta la voglia di riaverlo, quindi l'ho acquistato. L'ho acquistato, l'ho preso e prendiamolo. È un profumo che l'ho sempre utilizzato nella stagione più calda, nella fine primavera e inizio estate, e mi è venuta la voglia adesso. Devo dire che è piacevolissimo questo profumo, e devo dire che adesso che le temperature sono molto basse, oltre ad apprezzarlo di più e a tirar fuori quella parte che secondo me è ancora più elegante, che già è elegante questa fragranza, ma adesso con il freddo, con la temperatura bassa, la esalta ancora di più questa eleganza, è esaltata ancora di più questa eleganza di questa fragranza. Riesco a sentirlo anche per più tempo sulla pelle rispetto a quando fa tanto caldo, che magari svanisce, evapora prima, ecco, quindi mi piace tantissimo. Ed è veramente piacevole con la menta, con la verbena, con questa fondo quella di Matè, con questo tè oolong, veramente piacevole. Una fragranza rinfrescante, fresca, però allo stesso tempo adesso avvolgente ed elegante. Mi piace tantissimo poi, vabbè, il colore blu, questo blu royal, questo blu piacevole, caldo, con questo tappo, con queste scritte, con questi disegni in color oro che fanno un bellissimo, bellissimo contrasto, quindi top questo profumo. Mi piace veramente tanto, questo lo conoscete in tanti e ve l'avevo già descritto a suo tempo, e mi piace, ho detto lo voglio assolutamente prendere. Veramente elegante, si sente questa nota di tè, molto, molto piacevole. Questo, ma comunque lo conoscete in tanti questo. Scusate. E poi l'altra fragranza che ho preso, l'ho voluta prendere, la conoscevo già, ma ho voluto prenderla, è Hortensia. Hortensia, io amo le ortensie. Mio papà ha una pianta di ortensia in giardino
e quando fiorisce mi piace, io non amo tanto i fiori recisi, non sono tanto fan, mi piace lasciarli sulle piante i fiori, però l'ortensia faccio un'eccezione, la taglio, la metto in un vaso, mi piace quando si secca e resta proprio tutta bella secca nel vaso, piacevole così. E non ha un odore particolarmente intrigante il fiore dell'ortensia, questo profumo qua diciamo che dà quella sensazione di profumo che sta da pulito, profumo confortevole, c'è all'interno nota di eliotropio, di ylang-ylang e di muschio bianco, piacevolissimo, fresco, verde. E mi è piaciuto tanto quando l'ho sentito in negozio e ho detto, in questo periodo, in questa fase della mia vita, non so come mai, ho bisogno di questi profumi che stanno di pulito, così confortevoli, così piacevoli. E anche un profumo da mettere dopo la doccia, secondo me ci sta tutto. Piacevolissimo, mi piace. Molto molto, questo me lo studierò, poi dopo ve ne parlerò. Comunque è bellissima la confezione con le ortensie disegnate, mi piacciono tanto. Il mio papà ce l'ha in giardino di questo colore, un po' sul azzurrino violetto, ed è piacevolissima. E niente, ve ne parlerò e poi coglierò l'occasione per fare il video dove vi parlo di ortensia, ma vi devo parlare anche del profumo legni fruttati, che ve l'avevo solo fatto vedere così di sfuggita, non ve ne ho mai parlato, del profumo osmanthus e del profumo bacche, fiori e legni che avevo preso con i saldi della mezza stagione. Avevo preso il kit che c'era la crema e il profumo da viaggio. Quindi vi devo parlare di questi quattro profumi e mi ritaglio del tempo per provare lei e poi ve ne parlerò. Comunque buonissimo, piacevole. E questo è Ortensia. Fatemi sapere tra l'altro se lo conoscete questo. Io ragazzi vi ho fatto vedere quelli che sono stati i miei acquisti, fatemi sapere se siete stati dall'erbolario e se avete acquistato anche voi qualcosina, mi fa sempre piacere leggere i vostri commenti e grazie, grazie ai nuovi iscritti, grazie a tutti voi per i commenti, per il supporto, per l'affetto che mi dimostrate. Io vi mando un abbraccio a tutti e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti!